Allora, professore, questo incontro ha come titolo L'Europa che cambia. In che modo sta cambiando e cambierà ulteriormente? Beh, alcuni cambiamenti ci sono già stati, forse il titolo avrebbe dovuto, l'Europa dovrebbe cambiare, diciamo, per essere più precisi. Alcuni cambiamenti ci sono stati perché intanto questa nuova commissione è entrata in funzione indicando alcune strade diverse rispetto al passato, in particolare mettendo l'accento sulla questione del cambiamento climatico e del patto per l'economia verde, diciamo, e impegnandosi anche a un rapporto diverso con i cittadini, già queste due cose sono importanti, con il sostegno del Parlamento europeo. Quindi, frequentando Bruxelles, si ha l'impressione che il clima politico nei palazzi di Bruxelles è un po' cambiato. Il fatto che sia cambiato un po' il clima politico non vuol dire che cambia il clima, diciamo così, ambientale, il cambiamento climatico, come si dice, dal punto di vista dell'inquinamento. Per far questo ci vogliono cose molto più determinate di questo, rispetto a quelle che sono state annunciate. In questo quadro si pone la questione del cambiare il sistema europeo. Tutti questi 10 anni che sono avvenuti dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre del 2009 hanno mostrato che questa Europa è un po' difettosa, dovrebbe essere come una macchina portata a essere revisionata. E quindi io penso che l'idea di aprire un grande dibattito sul futuro dell'Europa serve appunto per revisionare la macchina europea. Il problema è che per revisionarla bisogna mettersi nelle mani di un buon meccanico e questa è la questione fondamentale sulla quale bisogna anche discutere. Lei ritiene che i cittadini, gli italiani percepiranno questo cambiamento? Salirà l'Eurobarometro? Beh, intanto noi già vediamo in molti ambienti che c'è un cambiamento nell'opinione pubblica, alcune manifestazioni come questa delle sardine, dove in parte ci sono anche le sardine europee, oppure anche queste iniziative dei giovani Fridays for Future, il venerdì per il futuro, danno anche l'idea che fortunatamente i giovani hanno capito che devono impegnarsi. E sono convinto, l'abbiamo visto anche nei sondaggi d'opinione, che i cittadini italiani hanno capito che uscire dall'Europa sarebbe una tragedia, non soltanto per l'Europa, ma sarebbe una tragedia anche per noi. Oggi il Parlamento europeo, proprio mezz'ora fa, ha votato l'accordo per il Brexit, cioè per l'uscita del Regno Unito, e abbiamo finalmente chiuso questa partita. Adesso dal 1 febbraio bisogna andare avanti e non guardare indietro.